Si vede la mia ombra. Mi metto così. O così. Buongiorno amici, è prestissimo, siamo arrivati adesso a Calagonone, che bello! Non vedo l'ora, dobbiamo prendere un gommone a noleggio e fra poco ci fermiamo al bar a fare colazione. Siamo usciti di casa senza mangiare. È prestissimo e c'è pure un po' di freschetto, infatti mi sono messa il giacchetto. Fra poco vi mostrerò che cosa mangio di buono a colazione. Ci vediamo dopo! Eccoci, siamo appena usciti dal porto. Allora, guardate un po'. E quella che si vede alle mie spalle è la spiaggia del porto. E si parte, via! Speriamo non mi cada il cellulare in acqua. Ok, sono riuscita a togliermi sia maglioncino e sia vestitino, che sembrava meglio avessero incollati addosso. È uscito il sole, si sta benissimo qua sul gommone. Ok, proseguiamo. Vai! Ma guardate che colore che ha l'acqua! Oddio, che sogno! No, vabbè. Vabbè, che cosa stupenda! Questa alle mie spalle è una piccola caletta che c'è tra le grotte del Bue Marino e Calaluna. Non sappiamo come si chiama, però è bellissima. Ma guardate il colore dell'acqua. Che cos'è? È stupendo! È bellissimo! E proseguiamo!
appena arrivati a Cala Luna. È bellissima! È stupenda! Wow! Senza occhiali da sole vedo ancora meglio i colori. No, li sto vedendo assieme a voi nel video. Che spettacolo! E mami conquista terra! Adesso vi porto con me. L'autista mi ha fatto scendere nella passerella, quindi dove si possono ormeggiare le piccole imbarcazioni, ecco. E c'è tutta la, vedete, la passerellina, guardate. E adesso vi porto con me a Cala Luna. Che bello, è grandioso! E qui da Mami Wild, oltre natura, passiamo in mezzo agli arbusti. E c'è anche già tantissima gente. Vista dal mare è meravigliosa, ma credo che anche passeggiare lì nella sabbia sia fantastico. Oddio, sono felicissima, vi giuro. Che bello, che bello! Sono arrivata fino in fondo dove ci sono le grotte. Cavolo, sono grandissime. Wow! E ci sono tutte le rondinelle dentro. È favoloso! Sono arrivata fin dove mi era consentito. Infatti qua vedete c'è il mare, c'è lo spuntone di rocce, quindi non posso più proseguire nella camminata e nell'escursione. E quindi mi fermo qua e adesso faccio rientro alla base, quindi al gommone. Che spettacolo! Vi giuro, non avevo mai visto niente di così bello, di così immenso. Che bello! Sono felicissima che lo sto mostrando anche a voi. L'immensità di queste grotte. Sono senza parole. Siamo quasi arrivati a Cala Sisine. Io rimango sempre incantata dal colore dell'acqua. È spettacolare.
Siete pronti? Stiamo entrando dentro la grotta assieme. Attento lì che ci sono gli spuntoni, eh! No, vabbè, è grandiosa! Da lì, da lì, da lì! C'è il buco là per uscire! Ed ecco alle mie spalle Cala Susine! Scusate, Cala Sisine! È bellissima! Tra poco vi faccio lo zoom per mostrarla benissimo da vicino anche a voi. Zoom. Questo è il mio yacht parcheggiato. Guardate che sogno! È bellissima! Sono strepitosi. Anche qua vi faccio lo zoom. Con la mano ti stai tenendo, ok. È grandioso! È bellissimo! Ciao ciao! No, è uno spettacolo! Che bella che è! Thank you.
Questa è Cala Mudarolu. Arrivati a Cala Mariolu. Puligi, eccola qui, e questa Cala dei Gabbiani, bellissima anche questa. Ed eccoci arrivati a Cala Golorizé con la sua famosissima guglia o spuntone di roccia immenso. Guardate, sembra un castello. Si può arrivare in spiaggia anche da terra facendo un bel percorsino di trekking in mezzo ai monti che per chi è amante della natura non può assolutamente perdere. E qui da Wild Mami, oltre natura, oltre mare, oltre oceano,
se non faccio un vlog sotto la pioggia non sono contenta, ma guardate che cielo che c'è adesso, è una cosa impressionante, stiamo rientrando di corsa, ho visto dei fulmini impressionanti qui davanti a me, insomma, vlog bagnati, vlog fortunati. Avete presente Jim Carrey in Una settimana da Dio? Ecco, quando faceva il servizio sulle cascate del Niagara, ebbene, mi servirebbe un impermeabile come lui. Che freddo che c'è ora! Abbiamo fatto giusto in tempo! Uscirò e sarò in questo video, in questo momento del video, ce la siamo vista molto brutta, siamo passati praticamente in mezzo alla tempesta, meno male che ho un autista super super bravo e si è anche messo un bel po' di mare, abbiamo visto diversi fulmini, ci siamo completamente inzuppati, siamo finiti proprio sotto e in mezzo a una bufera, c'era un incrocio di venti e quindi le onde arrivavano da tutte le parti, grecale, ponente, levante, insomma libeccio, di tutto e di più. Mi scuso per l'aspetto insomma un po' disastrato. Giorgia, stavo dicendo che volevo essere come Jim Carrey nel film Una settimana da Dio, adesso mi sento una profuga. Eccomi qui, un pochino mi sono ripresa, adesso pranzerò e vi farò vedere che cosa devo mangiare di buono. Mangeremo queste due insalate Nutrimix della Mare Blu con salmone e diversi gusti. Il mio preferito è stato quello provenzale, buonissimo. Il tutto accompagnato da qualche pomodorino ciliegina e panino hot dog della Tremolini. Ogni confezione di Nutrimix conteneva la forchettina super graziosa ed ecco ovviamente immancabile il gelatino! Il gelatino cremino, da tanto senza mangiarlo è troppo buono. Ed eccomi qua, sono ancora viva, sono sempre io, Wild Mommy oltre natura. Allora, se io non faccio i video vlog sotto la pioggia non sono contenta, però tra pioggia e bufera c'è una bella differenza. Ragazzi, vi giuro, sembravamo proprio all'interno di della scena di un film. Abbiamo vissuto in un film questo pomeriggio. Però devo dire che sono felicissima. Adesso non so se si vede, ma sta diluviando. Siamo diretti a una bella pizzeria. Dobbiamo mangiare una bella pizza stasera, poi vi mostrerò dove andiamo e vi farò vedere appunto che cosa prenderemo. E comunque vi stavo dicendo che siamo felicissimi ugualmente, perché nonostante tutto, nonostante il tempo avverso, siamo riusciti dalle 8 del mattino fino più o meno a quasi le 14 a fare tutto da Cala Luna fino a Cala Golorizé. Ed è stato un sogno, vi giuro, io non avevo mai visto una cosa così bella, un panorama che ti lascia così, senza fiato, senza parole. Scusate, qui l'autista mi corregge, non è da Cala Luna ma è dalle grotte del Buon Marino, vabbè, partiamo da Cala Golorizé, facciamo da Cala Golorizé a Cala Golorizé, abbiamo fatto tutto. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, adesso vi lascerò alla bella pizza che prenderemo e vi mando già un grandissimo bacione e ci rivediamo ai prossimi video, ciao!
Ecco il locale dove siamo stati, si chiama Il Brigantino e guardate che bei quadri particolari sono appesi alla parete, originalissimi. Siamo stati benissimo, molto accogliente, il personale davvero gentile e la pizza, che dire, favolosa, super digeribile. Questa è una parte del menù e aveva una varietà incredibile sia di pizze che di hamburger. C'è anche il gufetto appeso, che carino. Ed ecco arrivate le nostre pizze. Una è con le patate e zucchine e stracchino, mentre l'altra è alla sarda, quindi con crema di formaggio, funghi e salsiccia fresca. E buon appetito! Ci rivediamo ai prossimi video. Grazie per aver visto questo video. Ciao!